Andiamo sui documentari di tematiche sociali. Lui si occupa della sezione del manifesto che ho mia non personalizzata. Beh, un bel regalo quello. È uno dei più apprezzati di Repubblica. Apprezzati, ma lì c'è un neo, lì c'è tranne, esatto. La Juve. Va bene, grazie, buon lavoro. Cesare Damiano oggi ha visitato il Cineporto, che è questa struttura che abbiamo aperto poco meno di un anno fa, proprio per ospitare le produzioni che vengono a Torino a girare film o fiction televisive. Credo che abbia visto una realtà molto, molto importante, insomma, per una persona come lui che si è sempre occupato di occupazione, in particolare di occupazione giovanile. Credo che abbia visto e apprezzato una situazione che a Torino e non solo a Torino è molto, molto importante. Mi pare di capire anche da quello che ha detto a me e alle altre persone, insomma, che da un lato si intende molto di cinema, di spettacolo, dall'altro segue con attenzione anche tutto quello che concerne il mondo del lavoro relativo. Qui per fortuna sono tutti assunti regolarmente col libretto, quindi non c'era da temere la visita di un ex sindacalista, di un ex ministro del lavoro. No, sono contento che ci sia una persona che si occupa a tempo pieno di politica, che abbia trovato il tempo per venire a vedere questa struttura, a parlare con delle persone che magari non sono solo persone note, conosciute, attori, registi, eccetera, ma sono persone che lavorano dentro il cinema. Mi aspetto da Cesare Damiano, se, come penso e spero, avrà dei ruoli di responsabilità in futuro, mi aspetto che venga ancora a fare queste visite, che si occupi dei problemi che ci sono. Noi siamo stati, devo dire, molto aiutati dalla regione e dal comune, ma naturalmente si può sempre fare meglio, e mi piacerebbe molto se appunto usasse il peso politico che avrà anche per ricordarsi di questa struttura, che è una struttura che viene ricordata soprattutto quando dà visibilità per gli attori, per i registi che vengono a Torino, ma spesso si dimentica che è anche un'occasione di lavoro per direi centinaia di persone che quotidianamente, insomma, portano il loro lavoro, ricevono il loro stipendio perché lavorano nel cinema.